Parliamo costantemente delle ricchezze che il nostro territorio propone, bellezze architettoniche in primis che hanno una storia lunga e ricca, cariche di fascino, ma che per diversi motivi sono poco conosciute, oppure sono visitabili purtroppo in poche occasioni. Occasioni che vanno colte al volo e che allo stesso tempo risultano essere una bella cartolina per un canavese che sotto il punto di vista turistico ha molto da offrire. In quest'ottica il prossimo fine settimana sarà occasione per scoprire o riscoprire alcuni importanti spazi che, grazie alla collaborazione tra FAI, comuni, scuole ed associazioni, sono pronte ad aprire le proprie porte ed accogliere tutti coloro che avranno voglia di trascorrere qualche ora immersi nella storia. L'antico castello di Valperga, l'adiacente chiesa di San Giorgio, il santuario della Madonna del Bosco di Ozegna, il teatro Prinelli di Cornier, nonché l'ex chiesa della Santissima Trinità, ma anche la pieve di San Lorenzo Settimo Vittone. Saranno questi luoghi che il 25 e 26 marzo dalle ore 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 18 con ultimo ingresso alle 17:30 accoglieranno i curiosi e gli appassionati. Importante è anche la collaborazione con le realtà scolastiche del territorio canavesano. Gli studenti degli istituti come il liceo Carlo Botta di Ivrea, il 25 aprile di Cornier, il Falcio di Castellamonte e l'Aldo Moro di Rivarolo si metteranno a disposizione al fine di ricoprire il ruolo di ciceroni, accompagnando i visitatori in quello che sarà uno splendido viaggio.